Milanese, 56 anni, per 18 è stato nella Digos della Questura di Milano, dove si è occupato prevalentemente di ordine pubblico. Giovanni Meuli ha preso il posto di Adele Belluso, ora a Piacenza, come direttore della scuola allievi agenti di polizia. È stato presentato dal neoquestore Michele Sinigaglia, presente anche il vicequestore vicario Corrado Mattana. Ordine e sicurezza sono gli ambiti della sua attività. La divisione anticrimine è un ufficio strategico e delicato per la gestione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione personali, oltre che di pubblica sicurezza. Una nuova sfida, una nuova esperienza in cui metterò in campo tutte le mie risorse per, per dare il mio contributo alla sicurezza della città. 18 anni di esperienza nella Digos, comunque, sono un bel bagaglio. Per me, sono un bagaglio inestimabile e spero di poterla sfruttare, di poter sfruttare questa esperienza anche per le necessità di, di questa città, eh, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell'ordine pubblico. È una città lombarda, io sono lombardo e sono contento di rimane, essere rimasto la mia regione, non solo, non solo per questioni di vicinanza, ma anche proprio per questioni personali. mi cioè, Sento Lombardo al 100% in polizia non è così frequente. La città di Cremona, al di là di averla frequentata non tantissimo per fare qualche giro, comunque è una bellissima cittadina, ho un vecchio ricordo, penso nel 91, di una partita eh, cremonese-verona in cui avevo concorso come all'epoca agente in servizio di ordine pubblico sempre. E proprio, riparte proprio con una partita? E riparto proprio con, con una partita e la cosa non, non mi spaventa, no? assolutamente non mi spaventa. C'è un messaggio che possiamo lasciare in conclusione, se vogliamo, anche di rassicurazione per i cittadini? La rassicurazione è sicuramente che metterò tutto il mio impegno personale e professionale per contribuire alla sicurezza e alla tranquillità di tutti i cittadini di Cremona e del Cremonese che ricaderà sotto la competenza di quest'ente.